Segui la 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. E ai tempi in cui la Russia era ministro della difesa veni nominato dal governo Prodi dopo tre mesi ci fu il cambio di governo e ho lavorato con la russa e con Crosetto che era sottosegretario e l'ho conosciuto lì allora io non la voglio trascinare nella polemica politica perché ci sono altri gli interlocutori che eh, la eh, alimenteranno però le domando, visto che lei conosce molto bene la grammatica del eh, linguaggio militare è giusto che un generale chieda che al ministro di farsi convocare o dovrebbe essere lui a chiedere udienza al ministro rispetto ad una indagine, eh, un esame eh, disciplinare avviato? Sicuramente chi desidera parlare con la superiore autorità eh, ne fa domanda. C'è una procedura per eh, attivare questo tipo di rapporto. Eh, uno si mette a rapporto e, mettendosi in rapporto, chiede di essere ascoltato per poter esporre le sue visioni su una, qualsiasi, eh, qualsiasi situazione. Quindi eh, dire al ministro se vuoi parlarmi chiamami è un po' fuori dalle righe. Oltre all'articolo 21 della Costituzione è stato richiamato in questi giorni l'articolo 1472 del Codice di Ordinamento Militare, in cui si dice che i militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare il proprio pensiero. L'importante è che non rivelino segreti eh, militari o di Stato. Eh, in questo caso allora eh, Avannacci si sta. Eh, sottraendo un diritto riconosciuto anche dal codice militare. Allora, eh, la situazione giuridica è molto più complessa di come vi è stata così descritta. Io non sono un giurista, però ho studiato un attimino queste questioni anche per motivi professionali. Eh, non dobbiamo dimenticare che chi fa parte di una struttura istituzionale e questo vale per i magistrati, vale per i militari e vale per altre categorie. Uh, ha un dovere di uh, mantenere un comportamento corretto e consono con, che sta, uh, con la posizione che sta occupando. Uh, quindi anche quando non si, uh, si sta all'interno di quello che è costituito dalla legge uh, bisogna considerare le opportunità, uh, fare discorsi che sono inopportuni anche se sono consentiti in qualche modo ti squalifica e quindi ti rende oggetto di un'attenzione per verificare se quello che stai facendo non solo è in linea con le leggi, certo, ma è in linea anche con il tuo dovere di rappresentante di un'istituzione. Non dimentichiamoci che noi abbiamo l'articolo 21, certo, c'è anche l'articolo 98. Nell'articolo 98 si dice che alcune categorie, appunto quelle che ho citato e altre due, Possono eh, essere limitati nei loro diritti politici. Quindi addirittura al di là della okay. libertà di stampa, della libertà di, di opinione, eh, la legge potrebbe, potrebbe eh, limitare eh, la possibilità dei magistrati e dei militari certo. e del loro partito politico. Non è mai stata fatta questa legge. Eh. Eh, quindi è se vogliamo una carenza del Parlamento che non l'ha fatto, perché... Eh, la Costituzione lo prevede. E quindi da uomo che ha per una vita vestito la divisa crede che l'esame disciplinare che potrebbe portare alla destituzione del eh, generale eh, non è un atto arbitrario ma un atto dovuto alla luce del contenuto del... Attenzione alle parole, una cosa è la destituzione, una cosa è la rimozione, una cosa è la, eh, il provvedimento disciplinare, sono cose eh, molto diverse che... ha costituiscono davvero delle categorie sì. eh, che, non possono, che non sono contigue. Uh, io credo che una cosa del genere uh, meriti l'attenzione delle autorità disciplinari. Uh, poi il risultato potrà essere quello che, quello che sarà. Io ricordo quello che mi disse il ministro della difesa uh, in una circostanza che presentava qualche somiglianza. Generale, lei può dire tutto quello che vuole alla stampa, i suoi generali devono stare zitti. Uh, ora è claro. che... mi sembra che sia una affermazione molto chiara. Stefano Zurlo